Allora, io ho visto per esempio il composite, la salita che ha fatto è stata incredibile, veramente pazzesca, anche se l'ha fatta con calma. L'altro giorno discutevamo con alcuni amici proprio di questo fatto, no? Perché io sostenevo questo, cioè io sostenevo che se un titolo vale 2 dollari e passa da 1 dollaro dal suo valore di borsa a 10 dollari, o lo fa in 3 mesi, o lo fa in 10 anni, se il valore è 2 dollari e sta a 10 è speculativo. Non è che perché sia salito con calma possiamo dire che non lo è. Possiamo dire semplicemente che è stata una forma di salita speculativa diversa rispetto a tutto il resto che è successo nel passato, quando abbiamo assistito a delle salite improponibili, ingovernabili, nell'arco magari di soltanto 3 o 6 mesi borsistici. Come ricordavi bene tu, gli anni 2000 furono esattamente così. Ma non possiamo sostenere che il mercato non è speculativo solo perché sale con calma e sale magari da anni con una tranquillità pazzesca. Per quanto riguarda la fase invece riguardante il Nasdaq Composite, per quanto riguarda i livelli grafici, guarda, c'è poco da dire, perché noi guardiamo praticamente una salita costante, come lo abbiamo visto per lo Standard & Poor's, e l'unica nota che possiamo verificare attualmente è un aumento dei volumi sull'ultima discesa che c'è stata qualche giorno fa, che ha evidenziato un po' di paura probabilmente degli operatori, per cui hanno preso un po' di beneficio. Logicamente a livello grafico io terrei in considerazione come forma di cambiamento radicale del trend soltanto un'eventuale discesa sotto i 5.750 punti di Nasdaq Composite. Allora in quel caso io prenderei chiaramente visione del fatto che il trend è naturalmente cambiato, soprattutto se dovesse avvenire questo cambiamento, questa rottura di quest'area importante con un aumento smisurato dei volumi. Logicamente a quel punto il mercato cambierebbe nettamente. Adesso tutto è focalizzato come attenzione sulla riforma fiscale di Trump. Vedremo che cosa succederà, credo che sia nel mese di giugno, i primi giorni di luglio, e vedremo che cosa succederà al Senato e alla Camera con la presentazione di questa riforma fiscale. Quello che succederà poi sarà chiaramente, si riverserà sul mercato, e quindi certamente se la riforma non passa, probabilmente tutta questa salita che è iniziata proprio con queste aspettative, non so fino a quanto possa ancora durare. Ecco.